Porto la solidarietà a tutti i cittadini vittime della tremenda ondata di maltempo che ha colpito tutta l'Italia, in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna. Ringrazio la Protezione Civile e i volontari che hanno aiutato e stanno aiutando i cittadini in difficoltà. Venezia, la sua laguna, il litorale veneziano, da Jesolo a Chioggia, sono stati flagellati da alluvioni e mareggiate. Case, attività commerciali, proprietà pubbliche e private, palazzi storici, 70 chiese, luoghi simbolo come la Basilica di San Marco, sono stati devastati dall'acqua alta. Oltre l'80% di Venezia è finita sott'acqua. Stiamo parlando di 1 miliardo di danni. Di fronte all'emergenza che ha colpito Venezia, l'Europa ha il dovere di mettere subito a disposizione tutti i fondi possibili, a partire dal Fondo di Solidarietà Europeo. I nostri soldi devono essere usati per aiutare i veneziani, messi in ginocchio dal maltempo, e per mettere in sicurezza una città unica al mondo, che rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per tutta la civiltà occidentale. I veneziani hanno reagito subito, con cuore e con orgoglio. Si sono messi gli stivali e hanno pulito le case e i negozi. All'Europa i veneziani chiedono, e noi insieme a loro chiediamo, la massima collaborazione per stanziare fondi straordinari e per salvare Venezia, città patrimonio dell'umanità. Come dicono a Venezia, duri i banchi!